Da Briganti, oggi qui a Imperia per la rassegna Donne in Arte, che ha presentato, da Donna in Arte, ha presentato un libro su una figura importantissima dell'architettura moderna, possiamo dire, anche se poco conosciuta al pubblico. Sì, prima volta in Imperia con i miei libri, un posto meraviglioso, colto, elegante, una biblioteca fantastica, una presentazione bellissima su Guy Aulenti, la prima biografia di Guy Aulenti, Riflessioni e pensieri sull'architetto geniale, appena pubblicata da Cairo in vista del decennale della scomparsa dell'architetta, come dire io, lei voleva architetto. Tra l'altro nel titolo c'è un riferimento a Elena Ferrante, questo geniale perché Aulenti è un genio, ne parlo al presente, che ha portato l'Italia in tutto il mondo e ha fatto conoscere la nostra bravura, il nostro talento, la nostra creatività in tutto il mondo, ed è soprattutto una donna che ha rotto soffitti di cristallo, è l'avanguardia, è la donna che ci permette oggi di essere libere, di dire quello che pensiamo, di vivere anche nel privato come vogliamo. Ecco, diciamo per chi fosse meno avvezzo alle sue creazioni, che le abbiamo viste tutti i giorni, ma non sapevamo, diciamo, l'opera più importante, possiamo dire. Sì, l'opera più importante, comunque una molto popolare, nel Museo d'Orsay a Parigi, e come giustamente sottolineavi, anche a volte alcuni parigini non sanno che l'ho fatto in italiana, perché quando ho fatto le mie ricerche di nuovo al Museo d'Orsay, un luogo che conosco molto bene, quando ad alcuni amici francesi dicevo sono a Parigi perché sto scrivendo un libro su Guy Aulenti, saprai chi ha fatto il Museo d'Orsay? C'era quella reazione scioccata, l'ho fatto in italiana, sì, l'ho fatto in italiana ed è magnifico. Ecco, questo è il suo terzo libro e ancora una volta lei ha scelto una figura femminile. Quali sono le altre figure e qual è il filo che le accomuna? Il mio sesto libro e terzo saggio di questa collana sulle grandi donne, che continuerà, quindi una trilogia che diventerà una tetralogia e continuerà, sono tutte sopravvissute al Novecento, il cosiddetto secolo breve, da cui però nasce tutto, sono tutte sopravvissute alla Seconda Guerra Mondiale. Sono donne forti, dell'avanguardia, che hanno visto avanti, sono donne non del passato ma del presente e del futuro. Grazie mille.